Aggiungo soltanto una cosa brevemente, ovviamente noi rimaniamo qua, quindi tendenzialmente le persone che arrivano le accogliamo noi, poi potete accoglierle anche voi, però non datevi il cruccio, ecco, concentratevi sul panel che poi generalmente ci pensiamo noi. Grazie. Organizzazione perfetta. Bene, sono le 11:15, direi che potremmo anche incominciare questa nostra sessione. Buongiorno a tutti che in questa bella giornata di settembre vi siete collegati per partecipare alla nostra discussione intitolata Ripensare il crollo dell'Unione Sovietica 30 anni dopo, una svolta mancata? E che noi appunto vorremmo ringraziare non soltanto i colleghi relatori con cui abbiamo messo in piedi questo panel, la professoressa Lami per il tempo e i commenti che ci impiegheranno nel dibattito, tutti coloro che oggi sono qui con noi, ma soprattutto vorremmo ringraziare Gia Caglioti, Marca Terrano, il Comitato Scientifico e tutti gli organizzatori della Sisco che ci hanno dato oggi la possibilità di partecipare a questo magnifico evento. Io mi chiamo Riccardo Mario Cucciolla, sono un ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università di Napoli Orientale, dove insegno storia della Russia e dell'Europa orientale. E negli ultimi anni mi sono occupato di crisi del sistema sovietico da un punto di vista periferico, principalmente di Uzbekistan. E ora mi sto occupando, sto studiando il mondo dei democratici russi negli anni della transizione. Insieme così ad altri colleghi che rappresentano per molti versi una nuova generazione di studiosi, esperti di URSS, pur non avendo vissuto i fasti della sovietologia, ma che conoscono bene gli archivi ex sovietici, abbiamo appunto pensato di discutere da un punto di vista storiografico il crollo dell'URSS e la transizione post-sovietica nei primi anni 90. Abbiamo così immaginato di ripensare quelle che sono state le ultime evoluzioni del sistema sovietico e i limiti di quelle riforme che sarebbero inesorabilmente fallite con il crollo dell'URSS. E così, prendendo come spunto il trentennale del 1991, che, come sappiamo, appunto, culminava una stagione di trasformazioni di progetti istituzionali, politici, economici, sociali e culturali senza precedenti nella storia sovietica, e che sarebbero naufragati con il golpe di agosto 1991, un evento che avrebbe delegittimato così il potere sovietico, rendendo il crollo dell'Unione inevitabile. Noi invece abbiamo immaginato di rivedere quel 1991 al di fuori di una prospettiva teleologica e valutare fino a che punto quest'anno possa essere considerato una svolta mancata. Una svolta mancata per democratizzare il sistema politico sovietico e allo stesso tempo appunto per rinnovare quel legame federale tra le repubbliche che avrebbero preservato l'unità dello Stato. Andiamo così a toccare le dinamiche relative al processo di democratizzazione dell'URSS, l'adozione appunto di una forma di socialismo democratico, nonché quel processo di defederalizzazione, ci sarebbe stato appunto con i negoziati per un nuovo trattato dell'Unione, in un contesto finalmente non autoritario. E lo facciamo in questo panel attraverso appunto dei casi studio che ci offrono delle prospettive diverse, che esaminano quelli che erano i limiti della democratizzazione sovietica e della relativa parlamentarizzazione del sistema, nonché appunto andremo a vedere quello che è il rapporto difficile tra potere e opposizione, tanto incoraggiata quanto limitata dallo stesso Gorbaciov, o di un centro che in questi anni, dall'89 al 91, deve rinegoziare tra le diverse istanze autonomiste nel ridefinire appunto quello che era l'etnofederalismo sovietico, ma che allo stesso tempo non comprende la portata delle questioni nazionali delle minoranze. Lo faremo inoltre esaminando una periferia centrale, come quella ucraina, dove la stessa classe dirigente mostrava segni di resistenza ai processi di rifederalizzazione. Vedremo inoltre quello che è il ruolo della società civile e di quelle opposizioni che investivano sui sentimenti etno ed eco-nazionalisti, legittimati soprattutto all'indomani dell'incidente di Chernobyl, un episodio che avrebbe alimentato discorsi, istanze e organizzazioni della società civile che
fungevano per molti versi da cavallo di Troia per il potere sovietico, soprattutto nelle repubbliche. E infine esamineremo appunto il ruolo delle opposizioni democratiche russe con la loro esitazione a risolvere la questione federale. Prima di dare la parola ai relatori, ricorderei che purtroppo il tempo è una risorsa scarsa, e avendo noi 5 relazioni e i commenti da discussant, e volendo inoltre avere un dibattito tra di noi, ma anche con i partecipanti, per cui invitiamo tutti a fare domande, ricorderei a tutti di limitare le relazioni e l'intervento della discussant a un massimo di 10 minuti ciascuno. A questo punto introduco subito Andrea Borelli, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria, che sta conducendo delle ricerche sull'ascesa della democrazia illiberale in Russia, da Boris Yeltsin a Vladimir Putin. Andrea inoltre collabora con la Fondazione Gramsci ed è membro del comitato di redazione della rivista Passato e Presente. Le sue ricerche si concentrano sulla storia della Russia contemporanea, sulle relazioni internazionali, sulla storia del comunismo, sulla politica della memoria nella Russia post-sovietica. E tra le pubblicazioni ricordiamo appunto Ideologia e Realpolitik, La politica estera sovietica, l'Istituto di Economia e Politica Mondiale 1924-1948 e il recente Gorbaciov e la riunificazione della Germania, pubblicato con Biella proprio nell'estate del 2021. Andrea ci presenta oggi la relazione intitolata Qualche idea di democrazia? Il congresso dei deputati del popolo e l'uscita dal comunismo dell'Unione Sovietica 1989-1991. Prego Andrea. Grazie Riccardo, grazie ovviamente anche agli organizzatori dei cantieri di storia e ai tecnici, tra virgolette, che ci aiutano oggi in questa sessione. C'è rammarico ovviamente di non essere in presenza, però vedo che ci sono non poche persone che stanno assistendo a questo nostro panel. Forse in presenza non l'avrebbero fatto, non so, saremmo stati di meno, quindi tutto sommato possiamo non lamentarci da questo punto di vista. Io vado velocemente alla mia relazione. Mi sono, diciamo, cronometrato, Riccardo, quindi dovrei metterci 10 minuti. Se vedi però che mi diciamo, avvicino al limite e non sto concludendo, fammi un cenno, mandami un suono, non so, virtuale, vedi cosa puoi fare. La relazione che porto oggi, alcune premesse velocissime, appunto come diceva Riccardo, rientra all'interno di un progetto che io sto seguendo all'Università della Calabria, finanziato all'interno di un progetto PRIN diretto dalla professoressa Antonella Salomoni su appunto la transizione dal comunismo verso le democrazie illiberali. Questo è il titolo. Il caso della Russia è appunto il tema su cui poi io mi concentro. Per ovvi motivi che potete immaginare, è un progetto iniziato da pochi mesi che ovviamente non ha ancora potuto giovarsi di una ricerca d'archivio, cosa che verrà fatta nei prossimi mesi, se insomma non ci saranno ulteriori problemi, speriamo di no. Perciò l'intervento di oggi si basa su diciamo, i miei studi precedenti sulla perestroica e sulla figura soprattutto di Gorbaciov, sullo spoglio della storiografia esistente sul tema e in particolare sulle fonti edite, sulla stampa. In particolare la Pravda, ho avuto modo di vederla digitalizzata nei mesi scorsi. Alcune riflessioni generali, diciamo, che metto sul piatto e che fanno parte della riflessione poi che andrò ad elaborare. Cioè, il tema è appunto, diciamo, la democratizzazione che nelle riflessioni che io farò, non è da intendere come un percorso lineare dal punto A al punto B, ma piuttosto come un processo aperto. Un processo aperto in cui le diverse eredità culturali e materiali presenti sul terreno interagiscono con gli attori politici del momento, che finiscono perciò per esserne condizionati, sia nelle scelte che nei comportamenti. Arrivo, diciamo, alla considerazione, appoggiandomi alla storiografia esistente, evidentemente, che è più probabile che la democratizzazione arrivi a una felice conclusione, quanto più in un dato paese hanno forse idee, valori e pratiche democratiche. Volessi fare uno spot, diciamo, direi niente idea di democrazia, niente democrazia. Ecco. Altra considerazione che da tenere a mente è l'importanza dei parlamenti, da intendere come strumenti indispensabili per la rappresentanza politica in democrazia. Studi comparativi hanno infatti dimostrato che la costruzione della democrazia ha maggiore successo, comunque possibilità di avere maggiore successo sotto un sistema parlamentare piuttosto che sotto un sistema di tipo presidenziale. Per finire, l'ultima cosa che vale la pena sottolineare è, a mio avviso, l'importanza che hanno i partiti all'interno
del funzionamento democratico. Le democrazie, infatti, difficilmente, oppure potremmo anche dire non possono sopravvivere, conclusione, a lungo, senza un'organizzata competizione tra partiti politici strutturati. In questo quadro, rispetto all'argomento di oggi, direi che l'uscita dal comunismo dell'Unione Sovietica, iniziata con le elezioni del marzo 1989 del Congresso dei Deputati del Popolo dell'Unione Sovietica, appunto, ebbe fin dal principio alcuni limiti e che hanno poi condizionato la vita politica anche della Russia post-sovietica. Io mi soffermo su tre temi, diciamo, anche rapidamente per non rubare tempo agli altri. Gorbaciov, e quindi il ruolo di Gorbaciov e dei riformatori sovietici, che non ebbero, a mio avviso, una chiara idea di democrazia verso cui far transitare il paese. Il Parlamento, eletto nell'89, appunto il Congresso dei Deputati del Popolo, che ebbe compiti mal definiti e scarsi poteri, e i partiti politici che andarono formandosi solo dopo le elezioni del Congresso e senza un preciso quadro di regole a cui fare riferimento. Darò quindi, diciamo, tre flash su questi punti e poi delle rapide conclusioni. Partendo da Gorbaciov, io penso si possa sostenere, poi su questo magari ci si può anche confrontare indubbiamente, che il primo a rendere difficoltosa la costruzione di una democrazia liberale post-comunista in URSS fu proprio Mikhail Gorbaciov, perché l'ultimo leader del Cremlino decise infatti di varare un nuovo Parlamento sovietico con l'aperta intenzione di costruire un'arena politica in grado di legittimare e sostenere gli sforzi della perestroica verso la costruzione di quello che lui definiva un socialismo democratico. La creazione del Congresso, quindi, a mio avviso, aveva a che fare soprattutto con la necessità di ottenere legittimità politica nel paese, piuttosto che con l'idea mai abbozzata, a dire il vero, dalle ricerche, insomma, che ho avuto l'opportunità di fare da segretario del PQS, di trasformare l'URSS in una democrazia sul modello di quella dei vicini europei occidentali. Va inoltre sottolineato, questo penso sia un punto importante, che il processo di democratizzazione venne guidato dall'alto attraverso sostanzialmente l'accordo interno all'elite al potere, che aveva anche idee diverse su dove le riforme sovietiche tra l'altro avrebbero dovute arrivare, al contrario di quanto avveniva nel resto dell'Europa centro-orientale, dove l'opposizione o comunque le forze esterne, estranee al partito al potere, ebbero un ruolo rilevante nelle trattative con una parte dell'elite comunista per appunto iniziare la transizione democratica. Il Parlamento, quindi. Gorbaciov intese il proto-Parlamento, lo chiamerei più in questo modo, chiaramente dico anche Parlamento per una questione di comodità, però non siamo di fronte a un vero e proprio Parlamento, una vera e propria assemblea legislativa. Quindi direi il proto-Parlamento sovietico era inteso da Gorbaciov come luogo in cui cooptare e, da un certo punto di vista, anche neutralizzare l'opposizione politica o normalizzarla, tra virgolette, potrei dire. Gorbaciov non voleva tuttavia, ecco, appunto, che si affrontassero all'interno dell'assemblea le più importanti questioni politiche, ma desiderava usare il congresso per ottenere pubblicamente la ratifica di scelte che aveva preso già altrove. Su questo faccio un solo esempio, perché sarebbero tante le considerazioni che si possono fare, però l'unico che faccio è quello sull'abolizione dell'articolo 6 della Costituzione dell'Unione Sovietica, quindi quello sul monopolio del potere del Partito Comunista, che come sapete in una seduta del Congresso del Popolo ci fu la proposta di abolirlo da parte del gruppo soprattutto dei democratici più radicali, su questo forse poi Riccardo ci dirà qualcosa, lo stesso Sakharov prese parola per perorare questa causa e Gorbaciov in persona, diciamo, si oppose a questa delibera e che infatti poi non passò per uno scarto di voti neanche troppo ampio, mi pare intorno ai 300 voti. Siamo alla fine del 1989, salvo poi a distanza di qualche mese e attraverso decreto decidere lui stesso di abolire il monopolio del potere, mettendo perciò di fronte a un fatto compiuto i deputati del congresso dell'URSS, che non avevano invece loro potuto fare questa scelta. In altre parole, direi che il congresso fu più un raduno, tra virgolette, che un vero parlamento, e divenne ben presto il palcoscenico offerto alla disincantata intelligenza sovietica, schierata sempre più contro la perestroica, al contrario di quelle che era l'intuizione di Gorbaciov, che sperava di ricevere appoggio dal congresso per le sue politiche. E per ultimo, i partiti sovietici, che nacquero solo successivamente alle elezioni del congresso e che quindi, diciamo, gli eletti del congresso si sentirono liberi da vincoli partitici, cominciarono a entrare in diversi gruppi parlamentari, potremmo definirli così, e quindi una stessa persona poteva fare parte di più gruppi. Questo evidentemente rendeva anche l'affiliazione di ognuno dei deputati più debole rispetto invece
a chi viene eletto in un partito, e quindi poi anche, come dire, una sorta di patto implicito con quello stesso partito per continuare a farne parte, per rappresentarlo e così via. I partiti inoltre in Russia, nell'Unione Sovietica, poi questo anche nella Russia post-sovietica, nascono in modo, diciamo, con l'idea di rappresentare delle categorie sociali che la struttura però della società sovietica impediva loro di rappresentare, perché mancava appunto l'esistenza di chiari gruppi sociali di riferimento, e quindi da questo punto di vista sia il modo in cui la società sovietica era strutturata, sia il modo in cui i partiti nacquero durante la transizione li resero fin da subito fragili. Vedo che mi manca pochissimo, quindi vado subito alle conclusioni. Nel suo recente libro su Gorbaciov, Taubman, un libro molto celebre che sicuramente conoscete, ha sostenuto che l'ultimo segretario del PQS alla fine abbandonò del tutto il comunismo e abbracciò appieno la democratizzazione, ma anche che fino alla fine ribadì la propria fiducia nel socialismo. Citando Taubman, quindi possiamo chiederci come può un leader sovietico porre le basi per la democrazia e al contempo sostenere che il socialismo è la vera democrazia. Questo è stato preso da Taubman. La risposta, a mio avviso, è che non può, o per meglio dire può farlo, ma lasciando un'eredità fragile e controversa. In conclusione, credo che Gorbaciov peccò di incapacità nel determinare chiaramente quali fossero gli strumenti della democratizzazione e quale fosse il punto di arrivo di quel processo. Già al momento della sua apertura, il protoparlamento sovietico non aveva infatti la possibilità di determinare il quadro politico generale. In seguito, con la creazione della presidenza dell'Unione Sovietica, Gorbaciov iniziò a governare sempre più tramite decreto, senza vincolare la propria attività al controllo dell'assemblea legislativa, tra virgolette, assemblea legislativa. La cornice istituzionale, quindi costruita a partire dal 1989, favorì l'emergere di un forte presidenzialismo, in un contesto in cui i partiti non decidono e quindi non partecipano alla gestione e all'esercizio del potere. Ecco perciò che direi che in assenza di un reale multipartitismo e senza un attivo corpo legislatore, il Paese rimase in balia delle scelte personali del governo o del presidente. In questo senso, mi prendo un minuto, Riccardo, vedo che ho superato i 10 minuti, ma ho veramente finito. Ricollegandomi al tema del panel, credo che il 1991 non appaia proprio come una data cerniera, perché tuttavia, tutto sommato, né interruppe né invalidò i tentativi di democratizzare l'URSS. È ovvio che a dicembre di quell'anno spostò il confronto politico sul piano nazionale, essendo venuta meno la cornice federale. Ciononostante, già nell'89-90 si erano già posti sul terreno una serie di caratteristiche proprie della transizione post-autoritaria sovietica che si sarebbero consolidate negli anni successivi, in Russia e non solo. Debolezza del corpo legislativo, mancanza di strutturati partiti politici, accentramento dei poteri nelle mani del presidente. In altre parole, ben prima del 91, la nascente democrazia in URSS pagava un marcato deficit democratico solo in parte imputabile alle contingenze del momento. A mancare più di ogni altra cosa fu il consenso tra l'elite e il potere e l'opposizione radicale intorno a che tipo di democrazia dovesse essere costruita, nonché di conseguenza sugli strumenti utili per realizzarla. In questo quadro il 91 fu un acceleratore, credo, più che altro, degli sviluppi già messi in moto nel biennio precedente. Vista la gravissima crisi politica ed economica, in particolare dopo il colpo di Stato di agosto, gradualmente la questione chiave per i protagonisti della politica russa divenne non più la democratizzazione del sistema, ma la stabilizzazione del paese. Infatti, seppur in modo confuso e non lineare, per un certo periodo di tempo in URSS era stato il dibattito intorno alla democrazia, al sistema politico da adottare, alle libertà civili da garantire e così via, a giocare un ruolo centrale, tanto per l'opinione pubblica quanto per la dirigenza sovietica. Negli anni successivi al 91, invece, divenne la stabilità, con il conseguente obiettivo di rafforzare lo Stato, ad orientare le scelte della classe dirigente russa. Ecco dunque, nello spirito del panel, e chiudo, che forse è in questo riorientamento semantico, tra virgolette, avvenuto in quei mesi, che il 1991 può rappresentare uno spartiacque nella storia della democratizzazione post-comunista della Russia. Ho finito, mi scuso se sono andato questi 2 minuti in più. Mi sono preso. No, perdonato, un minuto. Grazie per l'attenzione. Grazie Andrea. Velocemente adesso darei la parola a Carolina De Stefano. Carolina è una assegnista di ricerca alla Luis Guido Carli, dove inoltre insegna anche Russian History and Politics, ed è un membro associato del centro CERSEC di EHSS di Parigi. Carolina si è dottorata alla Scuola Sant'Anna di Pisa con una tesi sulla gestione della crisi nazionale in URSS, dalla perestroica ai primi anni 90, i cui risultati sono stati pubblicati su un articolo per il Journal of Eurasian Studies e prossimamente anche su Russian Review. Oggi presenta una relazione intitolata I tentativi della dirigenza sovietica di salvare l'Unione e i dilemmi della democratizzazione. Prego Carolina.
Grazie, buongiorno a tutti, sono molto contenta di partecipare ai miei primi cantieri Sisco e ringrazio gli organizzatori. Anche io cerco di, cioè, anzi, mi atterrò ai 10 minuti che abbiamo a disposizione. Diciamo che nell'ambito della nostra riflessione su quali fossero i margini per democratizzare l'Unione, nel 1991, io guardo in particolare, ho guardato in queste ricerche degli ultimi anni, ai tentativi di quello che, semplificando, possiamo chiamare il centro sovietico, inteso come Gorbaciov, alcuni consiglieri chiave, dei membri del Politburo, di riformare in particolare la struttura, l'architettura federale, dell'Unione e le relazioni interetniche, al fine, da un lato, di democratizzare e di decentralizzare i poteri e ovviamente con il fine ultimo, quindi dall'altro, di tenere insieme l'Unione nelle nuove condizioni, nel nuovo contesto. Il tentativo più importante, più strutturato che venne fatto in questi anni fu il tentativo di rinegoziare il Trattato sull'Unione per trovare un accordo e sostituire il trattato fondativo dell'Unione Sovietica del 1922 con un nuovo testo. Si svolsero negoziazioni che iniziarono dall'estate del 1999, del 99, scusi, 90, e che naufragarono con il tentato colpo di Stato poi fallito nell'agosto del 91. E nelle mie ricerche, appunto, ho analizzato i dibattiti e queste riforme. Queste tentate riforme, in particolare queste negoziazioni. Allora, è legittimo chiedersi quale sia il senso di andare a rianalizzare dei testi a distanza di 30 anni di negoziazioni e proposte che sono oggettivamente fallite perché il trattato non ci fu e l'Unione si dissolse. E quello che io ritengo appunto sia l'interesse di questa ricerca è il fatto che, soprattutto nei lavori, nelle ricerche degli anni 90, sebbene non in tutte, che sono anche la maggior parte dei lavori che trattano di quel periodo della crisi nazionale, c'è una tendenza, c'è una doppia tendenza, cioè c'è da un lato la tendenza a guardare in realtà tutti i tentativi della leadership sovietica di riformare l'Unione come dettati in realtà dall'incapacità del centro sovietico di reagire, quindi come un qualcosa che era in qualche maniera fallito in partenza, proprio perché rispecchiava appunto questa incapacità di adattare, di immaginare qualcosa di nuovo più che una volontà reale di cambiare e riformare l'Unione. E dall'altro lato c'è un'idea di inarrestabilità del processo di movimenti nazionali in quegli anni che di fatto non avrebbero permesso di riformare l'Unione e trovare una nuova soluzione. Ecco, se entrambi questi aspetti sono del tutto veri, perché si vede nei documenti come ci sia un senso anche di sorpresa e come la dirigenza sovietica segua gli eventi più che gestirli, e come dall'altra parte i movimenti nazionali sono in effetti sempre più forti a partire dai baltici, è anche vero che l'analisi delle negoziazioni ci permettono di vedere alcune cose, perché piuttosto che vederle quindi come una parentesi di un qualcosa che appunto finisce lì, intanto descrivono un processo che è durato abbastanza per un periodo relativamente lungo, parliamo di negoziazioni quotidiane tra leader delle repubbliche, leader dei territori, che quindi mantengono un costante dialogo e cercano soluzioni. In breve, alcuni punti che possono emergere dall'analisi di questi dibattiti. Innanzitutto, considerare che appunto queste negoziazioni, al di là del fallimento, riflettono e mostrano un processo di reale rimessa in discussione di alcuni principi, di alcuni anche pilastri, per esempio della politica di nazionalità sovietica, che erano date per certe fino all'epoca. Quindi c'è un dibattito perché ci si rende conto che qualcosa deve essere cambiato, il che a sua volta porta o a razionalizzare in un contesto di democratizzazione in cui è possibile parlare, ad esplicitare alcune idee di quello che può essere il futuro dell'Unione, porta anche alla formazione di nuovi immaginari. Per esempio, ci sono dibattiti su quale possa essere una nuova composizione in versione ristretta dell'Unione. A sua volta, questo mappare le posizioni che emergono in un periodo di crisi
imperiale, se vogliamo definirla così, e che è comune ad altri contesti, permette anche di rendere più complessa e più variegata il panorama di diverse posizioni che avevano le repubbliche. Quindi rinunciare a quella che è un po' stata la tendenza, ripeto, non di tutti i ricercatori, ma insomma di contrapporre un centro sovietico gorbaciaviano a le repubbliche dall'altro lato, e vedere come ci siano in queste fasi di grande instabilità e incertezza istituzionale tanti attori con tanti interessi economici politici diversi. Penso in particolare alla contrapposizione molto forte tra le repubbliche e i territori autonomi e le repubbliche socialiste. Poi guardare a queste negoziazioni, a questi dibattiti, permette di vedere, come appunto l'avevo accennato, osserviamo un periodo di passaggio da una relazione profondamente verticale, strutturalmente verticale, tra il centro e gli altri territori, e quello che sarà poi l'assetto post-sovietico di relazioni orizzontali tra repubbliche, che appunto vivono questo passaggio di quotidiana pratica di nuove relazioni, e infine permette di rivalutare, di rileggere in parte quelli che sono oggettivi dilemmi di democratizzazione che Gorbaciov si trova a dover affrontare, perché sebbene manchi di immaginazione, ci sono delle questioni come le minoranze al di fuori dei territori di appartenenza che sono delle questioni oggettive. E a questo vorrei legare un punto su cui piacerebbe molto poi eventualmente sviluppare la discussione, perché è una cosa che io vorrei sviluppare in futuro e che non ho ancora, con cui non ho lavorato, e cioè inserire attraverso questi dibattiti questi problemi di democratizzazione dell'URSS, nonostante le specificità del contesto sovietico e della federazione socialista, in un contesto più globale, anche in parte comparato, cioè alcuni dilemmi federali e di gestione delle diversità etniche che sono molto più comuni appunto anche a democrazie federali o altre realtà imperiali di quanto forse non sia stato analizzato quando si tratta appunto del crollo dell'URSS, che è sempre visto come un evento a sé. In termini, concludo, di punti principali, di cose che diciamo di findings nelle ricerche che appunto, come accennava Riccardo, ho pubblicato, ho in particolare riassunto in questo articolo che uscirà per la Russian Review. In primavera ho individuato tre fasi di tentativi di riforma dell'URSS, della federazione, ripeto, delle relazioni interetniche, secondo gli attori maggiormente coinvolti. Una fase tra l'87 e l'89 in cui c'è un dibattito all'interno del partito, del Politburo e del Comitato Centrale, in cui si riconosce che c'è un problema e si cerca di riformare la tradizionale politica di nazionalità sovietica, periodo che culmina con il plenum dell'89 per le nazionalità. Una fase parlamentare, di cui parlava anche Andrea in parte, tra l'89 e il 91, e una fase intergovernativa in cui gli attori invece sono diversi. Cosa emerge? Quattro punti e concludo. Una disponibilità intanto del centro a democratizzare l'Unione, quindi al di là dei limiti della discussione e anche ideologici che sicuramente c'erano, c'è una scelta precisa, un agency, un tentativo reale del centro di riformare l'Unione, anche se poi uno dei problemi, secondo me, centrale e anche uno dei motivi del non riuscire a trovare un vero accordo su questi trattati federali è il fatto che si decide di optare per approfondire e dare più diritti, dare diritti ulteriori ai territori che già esistevano, quindi prendere per buona la struttura territoriale, la gerarchia territoriale dell'Unione, e attribuire più diritti in questo senso, che non è necessariamente la soluzione che permette poi di trovare un accordo federale, ma posso approfondire. Un tema importante è che nell'ambito di queste negoziazioni si ha un primo dibattito del tutto nuovo sulla protezione delle minoranze, anche qui posso poi discuterne di più, ma si cerca di capire come proteggere le minoranze che si trovano in queste repubbliche, e questo quindi al di là poi del quadro diciamo internazionale che si afferma negli anni successivi al crollo alla disintegrazione di Jugoslavia e URSS. La creazione in questa fase di negoziati di strutture ad hoc per gestire le questioni nazionali, quindi istituzioni nuove che emergono in questo contesto e che danno l'avvio a delle strutture che poi diventeranno strutture russe post-sovietiche, quindi una certa continuità tra questo periodo e le strutture di gestione delle nazionalità nella Russia post-sovietica. E infine la nascita anche di gruppi di esperti, di ricerca e di attori
delegati a gestire i conflitti interetnici, anch'essi un fenomeno nuovo per l'URSS, quindi vengono creati per esempio dei centri di prevenzione dei conflitti. Quindi sono delle novità oggettive istituzionali, un problema di soluzione date non solo per mancanza di immaginazione, direi, ma anche per sì, oggettive difficoltà. Appunto, ripeto, posso poi sviluppare. Grazie. Grazie Carolina per la puntualità e per la chiarezza della tua relazione. Darei ora subito la parola a Simona Merlo, professoressa associata del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Roma Tre, dove insegna storia contemporanea. Simona inoltre è membro della redazione del Mestiere di Storico e si è occupata a lungo appunto di storia sociale e religiosa dei paesi dell'ex area sovietica, in particolare dell'Ucraina e del Caucaso, per cui ricordiamo appunto il volume Georgia, una storia fra Europa e Asia. Si è concentrata appunto anche sui rapporti centro-periferia, sulla costruzione delle identità nazionali in contesti plurilingui e multireligiosi. Attualmente Simona sta lavorando a uno studio sulla transizione ucraina dalla perestroica alla fine della presidenza Kravchuk dell'Ucraina indipendente e su questo ha pubblicato vari articoli e saggi. Oggi presenta una relazione intitolata «Senza l'Ucraina non ci sarà l'Unione. Il ruolo della dirigenza di Kiev nel fallimento del progetto di riforma federale dell'URSS». Prego Simona. Allora, grazie mille. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori, la Cisco tutta, e poi ringrazio Riccardo in particolare per avermi coinvolta in questo panel, che per me è stata ed è una grandissima occasione di confronto con colleghi che stanno ponendosi domande molto vicine ai miei interessi di ricerca e di studio. Io credo che non sia un caso se in questo panel, che parla appunto di questa svolta mancata del 91, ci siano due relazioni sull'Ucraina. Non è diciamo casuale, perché io e Simone Bellezza studiamo l'Ucraina e partecipiamo al panel, ma credo che effettivamente il ruolo giocato dall'Ucraina sia stato un fattore determinante. Provo a dire in che senso, perché alcuni studiosi, su questo c'è stato un dibattito storiografico e molti, in particolare io penso agli studi, penso appunto agli studi di Picoia, ma anche soprattutto agli studi di Sergei Plokhy, questo studioso ucraino-americano, che ha sottolineato proprio il ruolo dell'indipendenza ucraina come uno dei fattori della dissoluzione dell'URSS. Io credo però che appunto quando, e questo appunto viene detto anche da Picoia, quando viene svolto questo referendum il primo dicembre del 91, ormai i giochi sono fatti. E mi riferisco appunto a questo referendum con cui oltre il 90% degli ucraini si dissero a favore dell'indipendenza. Ma io credo invece, e quello che proverò a dire oggi, che invece se un ruolo l'Ucraina ha avuto, l'ha avuto proprio nel corso di quelle trattative di Novo Ogaryovo di cui parlava adesso Carolina, e l'ha avuto anche in una fase precedente in cui, come dire, l'elite, una parte dell'elite comunista ucraina ha avuto una trasformazione. Innanzitutto una cosa rapidissima, ecco Riccardo, scusami, ti chiedo di bloccarmi se poi vado alle lunghe, anche perché vorrei dare poi invece spazio al dibattito. Innanzitutto appunto l'Ucraina non è una qualunque delle repubbliche, già la definizione di periferia nei confronti dell'Ucraina a me suscita sempre qualche difficoltà, perché io appunto ho intitolato questa relazione «Senza l'Ucraina non ci sarà l'Unione», perché era la convinzione sia di Gorbaciov sia di Yeltsin, cioè non era possibile un'Unione senza l'Ucraina, senza la Seconda Repubblica Slava, che aveva rapporti strettissimi, legami storici, culturali, anche religiosi, che la connettevano alla Russia. Peraltro va anche detto che a questo Gorbaciov aggiungeva una postilla, che era anche però che senza l'Unione non ci sarà l'Ucraina.
quindi prevedendo che senza una struttura federale l'Ucraina stessa si sarebbe poi divisa lungo linee di faglia etniche. Dicevo appunto, i documenti ci mostrano come l'atteggiamento della dirigenza ucraina nei confronti della rimodulazione dei rapporti all'interno dell'Unione sia stato improntato da una grandissima cautela fin dall'inizio. L'Ucraina ha agito da freno e questo lo vediamo dalle fonti archivistiche. Già nell'agosto del 90, quindi già ben prima dell'inizio delle trattative di Novogárjovo, quando si tenne un primo giro di consultazioni al Cremlino con i rappresentanti delle repubbliche, già allora l'Ucraina agisce da freno. Va detto peraltro una dirigenza ucraina molto divisa in se stessa. Da una parte abbiamo la dirigenza del partito, con il primo segretario Stanislav Khurenko, favorevole al mantenimento dell'Unione, anche con la sua stessa denominazione di Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Quindi diciamo favorevole al mantenimento dell'Unione da posizioni conservatrici. Dall'altra vi è invece un'altra parte della dirigenza rappresentata da Leonid Kravchuk, che sarà il primo presidente dell'Ucraina indipendente, ma in questa fase è il presidente della Verkhovna Rada, quindi del Parlamento ucraino, cioè di quel Soviet supremo che prenderà questa via nazionale, che si richiama continuamente al termine sovranità. Peraltro termine sovranità scivolosissimo che si presta alle interpretazioni più varie in questo periodo. Ed è quella dirigenza che mantiene un atteggiamento ambiguo e meno sbilanciato rispetto al progetto gorbaciovniano. Kravchuk, alla vigilia del referendum per il mantenimento dell'Unione, visita Leopoli, e prende contatto con le élite che fanno capo al RUH, quindi al movimento popolare per la perestroika, termine per la perestroika poi verrà cancellato, e non è un caso che appunto avvenga questa visita proprio alla vigilia del referendum, in quello del nazionalismo ucraino, ed è uno degli elementi che contribuisce questa visita a non solo a una tappa del passaggio di Kravchuk verso posizioni nazionali, verso la causa nazionale, ma anche di un incontro, una serie di incontri che prefigurano quelle che saranno poi le alleanze successive. Va detto peraltro che nel referendum per il mantenimento dell'Unione l'Ucraina promuove il mantenimento dell'Unione con poco più del 70% dei votanti, quindi meno della media generale dell'Unione Sovietica, ma con un voto profondamente diviso secondo linee di faglia regionale, quindi con abbiamo delle percentuali altissime nelle regioni che vanno da Dniepropetrovsk a Odessa, Luhansk a Donetsk, e invece percentuali bassissime che non toccano il 20%, per capirci, nelle oblasti, quindi nelle regioni della Galizia, Leopoli, Ternopil, Ivano-Frankivsk. Processo di Novogárjovo. L'Ucraina decide di partecipare, a differenza di altre repubbliche, e quando appunto firma il cosiddetto accordo dei 9 più 1, quindi le 9 repubbliche più presidente dell'URSS, ma la sua proposta fin dall'inizio è quella di un rapporto di tipo orizzontale, non verticale. L'Ucraina peraltro è tra, insieme alla Russia e al Kazakhstan, quelle che tra le repubbliche che più spingono per avere meno materie possibili di competenza del centro. Questo lo dico per Simone con una anche stranezza, perché per esempio invece tra le materie che vengono
reputate di competenza federale, vi è quella dell'energia e dell'ambiente, dell'energia atomica dell'ambiente, andando peraltro in direzione completamente differente da quello che era appunto un movimento che si stava sviluppando all'interno della Repubblica. Ma le contraddizioni emergono soprattutto nel giugno del 91, quando rese pubblica una nuova bozza del Trattato d'Unione che conferisce alle repubbliche maggiori poteri, in particolare recupera il diritto di secessione. Il giorno stesso la Verkhovna Rada adotta una delibera con cui rimanda la discussione del trattato al mese di settembre e contestualmente fissa uno scadenzario secondo cui fino al 1 settembre avrebbe esaminato il progetto per verificarne la compatibilità con i principi enunciati dalla dichiarazione di sovranità dell'Ucraina e dalla legge dell'autonomia, dell'autonomia economica che era stata varata all'indomani della proclamazione della sovranità. In pratica, in questo modo, l'Ucraina non darà una risposta circa la partecipazione alla nuova Unione prima del 15 di settembre. A questo proposito, Zygmunt Stankevich, che ha partecipato al processo di Novogárjovo in prima persona, ha detto una cosa, a mio avviso, importante, cioè in questo modo l'Ucraina si ritirava da un'ulteriore partecipazione al lavoro comune per la riforma dell'Unione, metteva una croce su qualunque tentativo di mantenere l'Unione come Stato federale. E nella stessa direzione, peraltro, rimano le forze contrarie a Gorbaciov all'interno del Soviet Supremo Russo. E qui va, io adesso non c'è tempo, insomma, per approfondire questo, ma è interessante come questa opposizione, questa resistenza ucraina si vada a coniugare alla lotta interna alla Russia tra il progetto federale di Gorbaciov e il progetto invece di tipo, prendiamolo con tutte le virgolette, nazionale di Yeltsin. Infatti il Soviet Supremo Russo vota una delibera analoga a quella della Verkhovna Rada, che sostanzialmente si situa appunto in una posizione di temporeggiamento. E che di fatto blocca però la prosecuzione delle trattative e le pone a rischio di fallimento. Non manca in questa posizione di Russia e Ucraina una certa dose di doppiezza, perché da una parte si firma e si va avanti nel progetto 9+1, entrambe le repubbliche si dicono disponibili a proseguire i lavori per il trattato, ma nel contempo i due parlamenti lavorano e votano in direzione contraria. Va detto anche qui una parentesi, però a mio avviso importante, che dalla posizione ucraina prende le distanze il Soviet Supremo della Repubblica Autonoma di Crimea, che invece approva il progetto del Trattato di Unione e forma una propria delegazione per la prosecuzione delle trattative. Ultima cosa e poi passo a una breve conclusione. Un ulteriore tentativo di Gorbaciov del 23 luglio, quando riunisce nuovamente a Novogárjovo le delegazioni delle repubbliche per mettere in cantiere una nuova versione del trattato, è nuovamente respinto dagli ucraini. Secondo la nuova bozza, l'Unione era uno Stato federativo sovrano al cui interno ogni repubblica era anch'essa sovrana. Io questo lo cito perché, a mio avviso, fa parte di quelle aporie dei progetti di mantenimento dell'Unione di questa fase storica. Perché c'è una contraddizione in una costruzione statale sintetizzata da Gorbaciov con lo slogan «Un'Unione forte, Repubblica forte». Una contraddizione che deriva proprio dal diverso modo, cioè da questa ambiguità sul concetto di sovranità, ambiguità a mio avviso voluta, che dà la possibilità quindi di come dire, fare contenti tutti e di trovare il più possibile un consenso il più largo possibile. Anche in questo caso la posizione ucraina è ambigua.
la Verkhovna Rada non invia a Novagariov una delegazione plenipotenziaria, come dicono i russi, non avevano il pannamoccia, cioè non avevano il mandato. Alle trattative non è presente Kravchuk questa volta, ma invece il vicepresidente della Rada, Ivan Plushin. Ora scusami, concludiamo. Concludo. Allora, concludo dicendo questo. Se appunto è chiaro il discorso della, diciamo, della resistenza e del freno che il temporeggiamento ucraino ha messo alle trattative, le ragioni di questa presa di distanza, secondo me sono ragioni multifattoriali. Da un lato influisce il calcolo su quale fosse la convenienza economica derivante dall'adesione al trattato, a fronte di una crisi sistemica che in Ucraina come altrove aveva privato la popolazione dei beni di prima necessità. Non a caso, proprio in questo tornante, l'espressione sovranità economica scippata all'opposizione entra a far parte del lessico della leadership repubblicana. Secondo, vi erano le pulsioni nazionaliste, parlavo prima del viaggio in Galizia fatto da Kravchuk, che spingono ovviamente in direzione contraria al mantenimento dell'Unione, dapprima in nome della sovranità e poi direttamente in nome dell'indipendenza. Ovviamente in questo la cosiddetta parata delle sovranità, che si svolge dentro e fuori dal perimetro anche del Partito Comunista, dà fiato alle spinte per l'indipendenza. Ma infine c'è un ruolo che a mio avviso è il più importante, che è quello giocato da una classe dirigente ucraina, conscia delle difficoltà in cui si dibatteva il progetto gorbaciuviano, che fiutava la possibilità del suo fallimento e che al tempo stesso non voleva rischiare di rimanere travolta, impegnandosi nel tentativo di salvataggio dell'Unione. Da qui questa postura attendista che avrebbe caratterizzato la dirigenza ucraina fino al colpo di Stato di agosto. Non sappiamo appunto cosa sarebbe successo se non ci fosse stato il colpo di Stato di agosto, diciamo che però questo attendismo alla fine fu vincente, perché fece virare Kravchuk e con lui gran parte della classe dirigente comunista verso la strada dell'indipendenza, proclamata dalla Rada il 24 agosto e poi ratificata da un voto plebiscitario il 1 dicembre. In questo io dico e concludo: il ruolo della dirigenza comunista, a mio avviso, fu ben più decisivo di quello dell'opposizione nazionalista nel rallentare e alla fine bloccare l'adozione del trattato. Sul fronte interno, la dirigenza ucraina non si adoperò per salvare l'Unione, ma sul fronte interno riuscì a salvare se stessa. E con questo io lascio appunto. Grazie Simone. Grande poi per la questione. Scusate, vado velocemente. Spero che sia stato chiaro i vari passaggi. Grazie. Do velocemente la parola a Simone Bellezza. Simone è ricercatore di tipo B di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Napoli Federico II. Simone ha studiato l'occupazione nazista dell'Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale, il dissenso culturale dell'Ucraina sovietica negli anni 50 e 60, e proprio su questo tema ha pubblicato un'importante monografia intitolata The Shore of Expectation, A Cultural Study of the Shizdisyatniki, che nel 2020 ha ricevuto il Pritzak Book Prize dell'Association for Slavic, East European and Eurasian Studies. Simone si è anche occupato di storia culturale del processo di democratizzazione dell'Ucraina post-sovietica e oggi presenta la relazione L'incidente di Chernobyl e l'emersione dei movimenti civili e democratici nell'Ucraina sovietica. Prego Simone. Grazie di questa introduzione, grazie, mi unisco ai ringraziamenti che sono stati fatti alla struttura, insomma, della Cisco che ha permesso questi cantieri. Mi fermo qui in questo. Allora, diciamo così, la mia relazione rispetto alle altre ha una impostazione, una prospettiva un po' diversa, diciamo dal basso verso l'alto, ed è, lo dirò subito, una relazione piuttosto negativa, come dire, pessimista, cioè nel senso, se la domanda così un po' cacciarona che ci eravamo fatti all'inizio quando abbiamo pensato a questo panel era possibile salvare l'Unione Sovietica, ebbene la mia idea è che salvare l'Unione Sovietica non fosse possibile, ve lo dico da subito, e io penso che, anzi, per rispondere a questa domanda in maniera che non sia soltanto
Cacciarone, ma che sia insomma un po' da storico, avrebbe senso provare a cercare un punto di non ritorno, almeno nel caso ucraino, che è quello che interessa a me. Ebbene, questo punto di non ritorno, secondo me, è nell'incidente di Chernobyl, che come vedete è successo il 26 aprile 1986. Io studio questo incidente in realtà da un punto, da una prospettiva un po' diversa, e ringrazio qua anche il PRIN di cui faccio parte, che mi permette di studiare questi argomenti. Il PRIN si intitola Inventing the Global Environment, Science, Politics, Advocacy and the Environment Development Nexus in the Cold War and Beyond, l'idea di unire come esperti, politici, attivisti abbiano, come dire, condizionato la politica ambientale di sviluppo nella seconda metà del Novecento. Però diciamo si possono trarre delle conclusioni anche per quello che riguarda la storia delle relazioni internazionali, la storia nazionale, come in questo caso, e oggi lo faremo appunto sull'Unione Sovietica. Vi dico molto brevemente che io ho utilizzato essenzialmente, nonostante il Covid, sono riuscito ad andare alcune volte in archivio, uso per questa mia ricerca dei documenti del KGB, dei servizi segreti sovietici, chiamiamoli così, che ho trovato nell'archivio, che è assolutamente accessibile e aperto, dei servizi segreti di sicurezza attuali a Kiev, e poi dei documenti sui movimenti sociali che sono invece nell'archivio, in uno degli archivi storici sempre della capitale ucraina. Come vi dimostrerò che l'Unione Sovietica, almeno in Ucraina, non si poteva salvare? Beh, lo faccio attraverso quattro ambiti di analisi legati all'incidente di Chernobyl, che sono: primo, l'incidente dimostra l'incapacità sovietica di gestire le conseguenze dell'incidente, quindi di governare l'Ucraina dopo l'incidente. Secondo ambito, a seguito dell'incidente, e il dissenso, lo scontento nei confronti del potere politico sovietico diventa da ristretto un vero e proprio dissenso di massa, con conseguenze che vedremo. Terzo ambito, si elabora a seguito dell'incidente anche una ideologia alternativa, una capacità di pensare un'alternativa politica all'Unione Sovietica. Infine, quarto elemento, a seguito dell'incidente si metteranno in campo dei canali di collaborazione transnazionale, internazionale, che saranno un vero e proprio cavallo di Troia per la capacità dell'Unione Sovietica di controllare il proprio territorio. Allora, sul primo di questi ambiti di analisi, forse io posso contribuire poco a innovare quello che è stato ormai già chiarito dalla storiografia attuale. Vi rimando ovviamente al bellissimo libro, non so perché non tradotto anche in italiano, visto che è stato tradotto tantissimo, su Chernobyl di Kate Brown, Manual for Survival, del 2019. Insomma, l'Unione Sovietica è in realtà, queste sono fra le particolarità dell'incidente di Chernobyl, in realtà la comunità scientifica internazionale non sa come gestire le conseguenze dell'incidente. È la prima volta che c'è un incidente di questo tipo così ampio, con quelle dimensioni nella storia dell'umanità. E la particolarità anche di questo incidente è che, differentemente da quello che succede in genere, no, con le tragedie naturali, c'è la tragedia e poi dopo insomma si ricostruisce. Con Chernobyl invece, a causa delle radiazioni che continuano e sono a basso livello ma continue, gli effetti negativi col tempo aumentano, sono sempre più evidenti e sono sempre peggiori. E allora io, quello che ho visto per esempio guardando i documenti del KGB, è che il KGB registra il fatto che l'avvelenamento della popolazione ucraina è sempre maggiore col passare degli anni, fino a registrare addirittura l'avvelenamento dell'acqua dell'acquedotto di Kiev, della capitale ucraina, e l'incapacità sovietica di riuscire a risolvere questi problemi. E badate bene, per esempio nelle regioni che stanno a ovest della centrale, che è esplosa, le popolazioni si ammalano, il servizio sanitario non riesce a dare una risposta alla richiesta di assistenza sanitaria, ovviamente il malcontento si diffonde tantissimo. E vedete, stiamo passando già al secondo punto di analisi, che è quello appunto della creazione di un dissenso di massa. Se noi guardiamo le relazioni del KGB che riguardano l'Ucraina in quegli anni, diciamo così che quando si avvicina il primo anniversario dell'incidente, nell'aprile dell'87, il KGB sostiene che ci sono all'incirca soltanto 60, e li definisce degli hippie
pacifisti in tutta l'Ucraina che si stanno organizzando per ricordare l'incidente di Chernobyl. In realtà queste, come dire, stime forse erano già un po' sbagliate, già un po' troppo al ribasso. Comunque, se noi poi guardiamo negli anni successivi, nell'89 il KGB, oltre a registrare ben 170 altri incidenti in centrali atomiche nell'Ucraina sovietica, dice anche che ci sono tantissime, sono nate tantissime organizzazioni ambientaliste. Le due più importanti sono per l'appunto Spadchina e Zeleny Svit, e ci sono migliaia di attivisti in tutto il paese che si riuniscono e fanno delle cose, manifestano, e la pericolosità di questi movimenti sta uno nel fatto che la questione ambientale, come vi ho messo qui, si lega a quella della ricerca scientifica, e dato sì che insomma le relazioni del KGB dimostrano che i giovani quadri, per esempio dell'Accademia delle Scienze, delle università, sempre di più si occupano del problema dell'ecologia e dicono: per risolvere questi problemi avremo bisogno di essere liberi, di fare ricerca libera, e quindi vogliamo essere liberi da Mosca, sia politicamente sia scientificamente. Vogliamo che l'Accademia delle Scienze ucraina sia libera di fare le proprie ricerche e di non sottostare ai dettami di Mosca. Questo ovviamente diventa anche un problema politico, ma poi ancora di più, e questo è veramente secondo me una cosa interessante, già nell'aprile 1990 Zeleny Svit riesce a organizzare delle manifestazioni contro la costruzione di nuove centrali nucleari, in particolare quella di Netishin, che è nell'ovest dell'Ucraina, e il governo, a seguito del fatto che le proteste entrano addirittura nel cantiere della centrale, che è una centrale che già sta funzionando, quindi anche con difficoltà, decidono di fermare la costruzione di queste centrali. Il terzo punto è quello appunto dell'econazionalismo, il fatto che con il movimento nazionale si creerà ideologia che sarà nazionalista e ecologista al tempo stesso. Scherbak, che vedete qua nella foto, è quello che sta più a destra, è il più importante di questi leader nazionali che guidano la rivolta ecologista del paese contro il centro. Anche qua non posso stare, come dire, molto a dirvi, però per esempio il RUC, cioè il Movimento Nazionale per l'Indipendenza dell'Ucraina, aprirà il proprio congresso con un discorso di Oles Gonchar, che è un famoso scrittore ucraino in parte antisovietico, il congresso si apre con un suo discorso e Gonchar, vi leggo molto brevemente questa citazione, arriva al congresso dicendo: al nostro popolo è capitato di dover incontrare il terzo millennio sotto il segno di Chernobyl. La centralizzazione burocratica, la dipartimentalizzazione arbitraria, l'impreparazione tecnica, la disumanizzazione della scienza, la mancanza di glasnost, cioè di trasparenza, la mancanza di una reale sovranità della Repubblica. Chernobyl si spiega essenzialmente con questi fenomeni. E che dire delle nuove potenziali Chernobyl? E cosa dire di tutte queste centrali nucleari di Rivne, di Khmelnytskyi, di Novoukrajinsk e le altre che magicamente e segretamente si stanno preparando ad espandersi senza limiti? E poi qua, l'anello che lega il nazionalismo: l'Ucraina esporta una quantità colossale di energia elettrica, ma ci dicono che dobbiamo produrne ancora di più, c'è bisogno di valuta estera e quindi dobbiamo costruire sempre più reattori. Per quanto tempo l'Ucraina, ignorando il proprio deficit energetico, dovrà continuare ad essere il donatore di energia elettrica per l'estero? Quindi vedete, si crea questo mito di un'Ucraina, come dire, in teoria ricchissima e che potrebbe prosperare se fosse al di fuori dell'Unione, si sostituisce per l'appunto all'idea di un'Ucraina sotto l'Unione Sovietica. Infine, vado verso la fine, l'ultimo ambito, le collaborazioni transnazionali. Con l'incidente l'Unione Sovietica di fatto apre le proprie frontiere alla collaborazione internazionale, cioè deve accettare aiuti che vengono dall'estero, perché
da sola non ce la fa. E allora attraverso le organizzazioni internazionali che saranno sì in genere non governative ma in parte anche governative, entrano nell'Ucraina sovietica degli ex dirigenti che saranno, come dire, coinvolti nell'opera di aiuto alle vittime di Chernobyl, ma non solo, queste persone che arrivano, questi soldi che arrivano vengono dati anche per organizzare la vita sociale, la vita politica ucraina in maniera indipendente dall'Unione Sovietica. Il KGB lo nota e dice è un problema, cosa facciamo? Questi signori hanno qua dei soldi e li stanno utilizzando. Il KGB nota come la diaspora ucraina all'estero stia organizzando una nuova classe dirigente da sostituire a quella comunista. Vi ho messo qua nella foto appunto la foto di questi due esponenti della diaspora ucraina che erano all'interno dell'amministrazione Reagan, o dall'altra parte l'uomo Orest Dechakivsky, che faceva parte in realtà, diciamo così, della parte più democratica, anche se lui è un burocrate, che sono appunto quelli che curano in questi anni le relazioni con l'Unione Sovietica, in particolar modo per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani. È vero che Reagan, si dice, no, voleva cercare di salvare l'Unione Sovietica, ma nell'amministrazione americana c'erano delle persone che lavoravano per la fine dell'Unione Sovietica. Quindi, insomma, credo di avervi mostrato, adesso io devo tagliare un po' di l'importanza di Chernobyl come un momento di frattura forte di rottura, nel quale si mostra che l'Unione Sovietica aveva iniziato a perdere il controllo sul territorio dell'Ucraina sovietica. Spero di non aver sfarato troppo, forse 2-3 minuti, chiedo scusa. Grazie Simone, grazie per questa relazione davvero interessante. E, a questo punto mi do da solo la parola con l'ultima presentazione, l'ultima relazione di questo panel, intitolata I democratici russi, la disunione sovietica e la questione federale 1989-1991, che è una discussione che nasce dopo una riflessione che ho fatto qualche anno fa, quando avevo curato un volume sulle dimensioni del liberalismo russo, e mi colpì vedere come nei tardi anni Ottanta la componente federalista fosse di fatto inconsistente, con un movimento democratico che promuoveva riforme rivoluzionarie in ambito economico, sociale e politico, ma non abbandonava del tutto la propria componente imperiale e allo stesso tempo sarebbe alla fine scesa a compromessi anche con quella autoritaria, determinando così appunto una svolta mancata di una federazione che invece sarebbe rinata sulle basi di un nuovo compromesso imperiale che, come vediamo, sopravvive anche ai giorni nostri. La crisi del sistema politico sovietico corrisponde per molti versi appunto con l'inizio di questa stagione pluralista fantastica, in cui appunto abbiamo un nuovo ruolo dell'opinione pubblica, di un'emergente società civile che partecipa attivamente ai processi elettorali e ai dibattiti. Andrea ha già ricordato, nel 1989 l'elezione del Congresso dei Deputati del Popolo avrebbe portato così all'affermazione di questo gruppo interregionale che diventava la prima forza di opposizione parlamentare riconosciuta in Unione Sovietica, che rappresentava anche le più diverse istanze nazionaliste, liberali, socialdemocratiche, persino conservatrici, e che all'epoca appunto erano uniti nell'idea di trasformare il regime politico sovietico da totalitario in democratico e così, come ricordava già Andrea, cancellare l'articolo 6 della Costituzione e così liquidare il monopolio politico del Partito Comunista. All'interno del gruppo interregionale Sakharov, appunto questa indiscussa autorità morale del movimento, nel giugno del 1989, in un discorso al Congresso, proponeva di creare un sistema federale equo, cioè dare più diritti alle 15 repubbliche sovietiche, alle 15 repubbliche costituenti, e così porre fine a decenni di controllo centralizzato da parte di Mosca. Sakharov di fatto proponeva una forma di federalismo puro, senza asimmetrie o gerarchie tra i soggetti federati, che invece avrebbero goduto di uguali diritti, doveri, autonomie e ovviamente status. Dopo la morte di Sakharov e l'affermazione di Yeltsin alla guida del Movimento Democratico, poi il movimento si riorganizza in demarassia, qua purtroppo non abbiamo tempo di parlare di questa fase, ma Yeltsin avrebbe assunto un ruolo radicale giocando la propria partita anche in aperto conflitto contro Gorbaciov, e Yeltsin avrebbe sostenuto la sovranità della Russia nel giugno del 1990 con la famosa dichiarazione,
rompendo così con l'idea di uno Stato unito, rinnegando i diversi progetti di rifederare un'unione di repubbliche sovrane sulle quali invece stava lavorando Gorbaciov all'epoca. Da lì Yeltsin e i democratici russi sostennero la causa sovranista non soltanto russa, ma anche di altre repubbliche dell'Unione Sovietica, iniziare dai Baltici, promuovendo così, premendo e promuovendo una rapida liquidazione dell'URSS e compromettendo definitivamente i rapporti con quei nazionalisti che a loro volta si sarebbero avvicinati al patriottismo rosso-bruno dei comunisti russi appena nati o quei diversi gruppi iperconservatori e eurasiatisti. Questa posizione appunto contro l'Unione avrebbe creato una prima crisi interna al Movimento Democratico, una prima crisi interna a Demarassia, una frangia contraria alla dissoluzione dell'URSS e contraria anche a una maggiore autonomia delle repubbliche autonome russe, che si sarebbe scagliata appunto contro la linea di Yeltsin nell'aprile del 91. Stiamo parlando del Partito Democratico Russo, Travkin, ma anche appunto una serie di movimenti legati al mondo cristiano democratico, nonché appunto a quelli che erano i ricostituiti cadetti, prendevano le distanze appunto da Demarassia e fondava una sorta di contromovimento invece per la conservazione dell'Unione. Quindi all'interno del Movimento Democratico, oltre a Demarassia, abbiamo una parte opposta che invece sostiene di rimanere nell'Unione Sovietica, e questo si sarebbe chiamato appunto accordo popolare, Narodne Saglasie, che appunto respingeva le istanze indipendentiste per la Russia e allo stesso tempo avrebbe continuato a difendere l'idea di indivisibilità non soltanto sovietica ma anche russa, appunto rifiutando il principale argomento per la secessione, che era per i democratici russi di natura puramente economica. L'idea era: non conviene preservare l'Unione Sovietica in quanto appunto economicamente svantaggiosa per una Russia che doveva continuare a difendere, a sostenere appunto delle repubbliche meno sviluppate. Questo fu un primo momento di crisi all'interno del Movimento Democratico. Poi ci sarebbe stato il golpe di agosto 91, che rappresentava appunto una vittoria politica per Yeltsin e anche per i democratici, ma che allo stesso tempo però rimasero miopi verso quelle istanze nazionali che diventavano sempre più presenti, e allo stesso tempo appunto disilludendo quelle formazioni che questa volta non nelle repubbliche sovietiche ma nelle regioni russe rivendicavano maggiori autonomie. E in un momento di vera incertezza con diverse regioni, soprattutto in un momento di crisi con la Cecenia, ricordiamo la Cecenia nel novembre del 91 aveva proclamato l'indipendenza, Demarassia in questa fase proponeva di levare lo stato di emergenza e di lavorare per un trattato federale in modo che le regioni autonome si potessero incorporare volontariamente in un nuovo stato federale russo. Ed è interessante qua notare la posizione di nuovi leader politici, come lo stesso sindaco democratico di Mosca, Gavril Popov, che si espose in favore di una possibile indipendenza delle repubbliche autonome sulla base di un referendum. Quindi a quel punto accordo popolare, quelli che avevamo detto avevano già protestato per le posizioni antisovietiche, a questo punto ruppe con Yeltsin e definitivamente anche con Demarassia, accusate di aver appunto favorito il crollo dell'URSS e di promuovere anche la crisi della stessa Federazione Russa. Da quel momento appunto vediamo una decisiva frattura tra democratici e nazionalisti in Russia, e arriviamo così a una nuova fase, alla fine del 91, un momento in cui la questione federale si sarebbe così posta non soltanto a livello sovietico ma anche nella stessa Russia, in cui appunto si poneva il problema di rifederare quella struttura asimmetrica etno-federale autoritaria che era stata ereditata dall'URSS, appunto i famosi 89 soggetti federali, e rivedere quegli equilibri e quei compromessi tra il centro e la periferia che, a partire dalla metà del 1990, con la parata delle sovranità, avevano riguardato non soltanto le repubbliche sovietiche, ma anche, come abbiamo detto, molte regioni, la Yakuzia, il Bashkortostan, il Tatarstan, la Cecenia, e che quindi appunto in una fase particolarmente critica con le regioni che rivendicavano maggiori autonomie e che allo stesso tempo rischiavano di compromettere l'unità della federazione. E all'epoca, alla fine del 91, si discutevano tre diversi principi organizzativi su cui riorganizzare lo Stato. I federalisti, che sostanzialmente proponevano l'uguaglianza tra tutti i soggetti federali o la riorganizzazione appunto di regioni più grandi,
O invece una perequazione magari invece di quelle già esistenti, quindi degli 89 soggetti già esistenti. Questa era appunto la posizione di Smirniakin, che era un membro del consiglio presidenziale russo. Ricordiamo un altro membro di Demrassia molto influente, il giovane Oleg Rumianzev, che nel 1990 divenne il segretario della commissione costituzionale, quindi incaricato di redigere una nuova costituzione, e che proponeva di riorganizzare i territori della federazione russa in 15-25 regioni, chiamate Simli, che avrebbero avuto dei poteri analoghi, diciamo, sulla falsa riga dei Länder tedeschi, che avrebbero avuto uno status pari e pari autonomie a quelle delle repubbliche autonome. Ricordiamo inoltre un altro personaggio che abbiamo già introdotto, Popov, il sindaco di Mosca, che guardava invece al modello americano, immaginando appunto una confederazione di 10-15 grandi regioni riorganizzate come stati, che avrebbero così abolito quella gerarchia etnofederale che aveva caratterizzato l'Unione Sovietica, e che avrebbero rimandato appunto la politica delle nazionalità alla creazione di specifici organismi, cioè dei consigli delle comunità nazionali, proprio per le politiche di istruzione, linguistiche e culturali. Sempre riguardo sempre di questo avviso, ma appunto anche lo stesso ministro delle nazionalità Sergei Shakrai sostenne invece la creazione di una dozzina di unità amministrative e di rimandare la questione nazionale al di fuori delle strutture federali dello Stato russo. È interessante che in realtà una visione federalista si ebbe anche con il meno tollerante leader del Partito Liberal Democratico, Vladimir Zhirinovsky, che proponeva invece di abolire tutte le repubbliche e tutte le formazioni nazionali, in modo così da parificare i diversi soggetti federali. E oltre ai federalisti, appunto, abbiamo visto che ci sarebbero stati anche gli autonomisti, cioè quei leader locali, nazionalisti, rappresentanti delle minoranze, che erano basati soprattutto nelle regioni, appunto ricordiamo il presidente del Tatarstan, Shaimiev, il presidente Bashkiro Rahimov, ma lo stesso sindaco di Mosca, Lushkov, e altri che appunto, diversamente dai federalisti, contestavano l'equalizzazione dei soggetti, ma chiedevano invece maggiori autonomie, una genuina disposizione per l'autodeterminazione nazionale, soprattutto su quali questioni, su quelle economiche e su quelle culturali. E questo tipo di impostazione, che poi per molti versi avrebbe prevalso, appunto, di fatto manteneva, seppur sotto un diverso ombrello ideologico, la stessa impalcatura sovietica nelle sue asimmetrie. E abbiamo poi un terzo modello, che era quello dei comunitaristi, di cui appunto ricordiamo forse l'esempio più nobile, quello dello scrittore dissidente Solzhenitsyn, che non solo auspicava un ritorno a un'identità russa più compatta, che avrebbe incluso così Bielorussia e Ucraina in un progetto slavo comune, escludendo invece gli attori non slavi, ma che allo stesso tempo proponeva il principio di autogestione locale, samoupravlenie, appunto quei modelli di autogoverno che prendevano esempio appunto dall'esperienza della Zemstva, che veniva identificata come un'istituzione democratica tradizionalmente russa e non come un'importazione esterna. Un processo che appunto che avrebbe richiesto una devolution dei poteri non soltanto dal centro, ma anche dalle stesse repubbliche, che avrebbero così rimosso a loro volta un'organizzazione gerarchizzata al loro interno. Il principio del samoupravlenie sarebbe stato in parte formalizzato nella Costituzione, ma poi la sua applicazione sarebbe stata di fatto disattesa e osteggiata soprattutto proprio dagli stessi governi locali. Mi scuso per questo minuto che sto rubando, concludo. La questione federale aveva effettivamente acceso gli interessi e rivitalizzato l'opinione pubblica, divenendo un argomento di dibattito democratico. Eppure la lotta di potere tra Gorbaciov e Yeltsin aveva innescato quelle forze centrifughe all'interno della stessa Russia, e la stessa crisi cecena avrebbe minato quel processo di rifederalizzazione, facendo percepire le questioni federali come un pericolo e spostando la risoluzione del problema a data da destinarsi. Così quei democratici che avevano sostenuto un leader che avrebbe ricostituito un potere autoritario, nel quale sarebbero stati cooptati dal quale alla fine sarebbero stati estromessi, che ribadiva anche nella Federazione Russa post-sovietica una cultura imperiale che non avrebbe costruito un vero federalismo, ma avrebbe ricreato una federazione asimmetrica, burocratica, autoritaria e centralizzata, che nasceva come un nuovo compromesso imperiale con quei negoziati tra Mosca e diversi soggetti federali all'inizio del 91, che si sarebbe poi concluso con la Costituzione del dicembre 93. Una federazione così non avrebbe neppure creato delle vere e proprie autonomie, né tantomeno delle comunità autogestite in quelle regioni dove la sovranità è rimasta limitata,
E il potere centrale di Mosca rimaneva determinante, ostacolando l'emergenza di alternative politiche, causando così una svolta mancata per una Russia post-sovietica effettivamente democratica e federale. Vi ringrazio per avervi rubato anche questi ultimi 2 minuti. A questo punto darei la parola alla discussant di questo panel, Giulia Lami, professoressa ordinaria di Storia dell'Europa Orientale presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Milano, coordinatrice di numerosi progetti di ricerca e autrice di diversi libri, tra cui un ottimo manuale pubblicato recentemente da Le Monnier, intitolato Storia dell'Europa Orientale da Napoleone alla fine della Prima Guerra Mondiale, nonché una lunga lista di saggi e articoli scientifici sull'Ucraina e la Russia dell'Ottocento e più recentemente anche sulla Bielorussia contemporanea. Prego, professoressa. Bene, io vi ringrazio perché le vostre relazioni sono state per me estremamente interessanti, sia nella fase di lettura che ne ho fatto a casa, sia ascoltandovi dal vivo. Quindi l'interrogativo che Cucciola ha posto alla base dell'organizzazione di questo panel, cioè fondamentalmente se fosse possibile riformare in senso democratico il sistema politico e rinnovare il legame federale fra le repubbliche, illustra di per sé una contraddizione che tutte le relazioni da angoli diversi mettono in rilievo, e cioè come e quanto il sistema sovietico fosse bloccato. E come progetto di Gorbaciov di adottare una forma di socialismo democratico, di rinegoziare il trattato federale, fosse destinato per una serie di fattori strutturali, ancor più che ideologici e culturali, a rimanere una dichiarazione di intenti. Certo, il 91 resta il simbolo di una svolta mancata, o meglio, il punto d'arrivo di un insieme di svolte incompiute e incoerenti che non permisero che l'obiettivo fosse raggiunto, e in ogni caso noi ci consoliamo sempre dicendo che il fallito push dell'agosto del 91 mise fine al partito e all'URSS tagliando il nodo gordiano. Ma esulando dai papers, io mi chiedo quanto abbiamo studiato il golpe del 91. C'è un certo, ancora non dico alone di mistero, ma viene liquidato abbastanza rapidamente, mentre invece è tema di riflessione su come sia stato possibile e sul ruolo di attore e vittima di Gorbaciov, perché è chiaro che anche se il punto d'arrivo è stato quel golpe attuato da quelle persone, evidentemente il progetto della perestroica era minato dall'interno, per quanto poi Vuce abbia dato dei risultati diversi per l'eterogenesi dei fini che noi storici conosciamo bene. Allora, sulla relazione di Borrelli, il Congresso dei Deputati del Popolo, io condivido pienamente i suoi assiomi. Niente idea di democrazia, niente democrazia. Il Parlamento è strumento di rappresentanza politica, ma la rappresentanza politica all'interno del Congresso dei Deputati del Popolo era limitata, e più che altro questo era stato concepito per ratificare le scelte di Gorbaciov. Quindi è un pre-Parlamento che si rivela impari al compito, perché è proprio concepito come uno strumento per legittimare l'annunciata svolta verso il socialismo democratico, che ribadisco rimase indefinito nei principi e nei contenuti, se non, se vi ricordate, per un fideistico richiamo al leninismo, che sembrava l'ultima parentesi di alternative prima dello stalinismo e del pesante passato post-stalinista. E i partiti politici che si formarono dopo le elezioni del Congresso, giustamente, con deputati che erano più rappresentanti di se stessi che espressione di interessi definiti di settori della società, ma perché una società civile non esisteva. Non esisteva neanche a livello di quanto esistesse negli altri paesi del blocco, e quindi sul terreno parlamentare nascono, come ben ci illustra Borrelli e poi anche Cucciola, gruppi, fazioni fluide e pronte a spaccarsi davanti a sfide reali come quelle poste dall'indipendentismo delle repubbliche, in primis allora le baltiche. E per rispondere
all'interrogativo del collega americano, non c'è contraddizione fra socialismo e democrazia, ma c'è, secondo me, fra il sistema di comando dello Stato partito sovietico e la democratizzazione. E tutto rimase a livello di dibattito di Glasnost, perché come si tentò una perestroica, il sistema si rivelò bloccato. E del resto Gorbaciov optò subito per un forte presidenzialismo, dove i partiti contavano poco. E quindi il biennio 89-90 aveva dimostrato che il deficit democratico di partenza non poteva che indirizzare la transizione post-autoritaria in senso non democratico. E poi si vede da quello che appunto ci ricorda Cucciolla, perché è in fondo poi finita la parentesi del tentativo di rifederalizzare l'URSS, l'attenzione si sposta sulla federazione russa e si privilegia il concetto di stabilità in mancanza di altri possibili concetti sul tipo di democrazia e sugli strumenti di realizzarla. E questa debolezza anche teorica emerge secondo me anche dalla disamina di Carolina De Stefano. Devo dire che fra la relazione di Borrelli e quella di Cucciolla io ho notato una piccola contraddizione riguardo al discorso dell'articolo 6. A livello di congresso viene inizialmente seccamente bloccato da Gorbaciov, però effettivamente la capacità di mobilitazione che acquista Demrassia contribuisce a quelle pressioni che poi effettivamente lo fanno abolire in Costituzione. Quindi un sistema embrionale di tipo democratico, fra virgolette, esisteva, ed è anche stata proprio questione di tempo che non abbia potuto svilupparsi, ma anche se si fosse sviluppato, secondo me sarebbe andato incontro a quelle spaccature che sono state evidenziate. E chi sono infatti, diciamo, questi democratici, questi ampi schieramenti come il gruppo interregionale, di cui alcuni membri, anche poverini, ricordo che non ci sono più, alcuni poi di questi oppositori come Galina Starovoitova sono stati anche uccisi, quindi è successo qualche cosa di grave nel passaggio da una fase all'altra. E quindi uno dei problemi, direi, è si può parlare di un modello tedesco, si può parlare di un modello americano, però dietro c'è un'idea di Stato che era profondamente diversa da quella che c'era dietro l'URSS. E secondo me, quanto il partito avesse scippato, in un certo senso si fosse sovrapposto, si fosse sostituito alle strutture dello Stato, questo è un nodo che va ancora indagato, non per niente come veniva concepita l'autonomia da Mosca come un pericolo, per alcuni come un pericoloso effetto domino, che avrebbe sfasciato tutto, anche una repubblica federale che si voleva far diventare uno stato nazionale russo, ma a livello delle autonomie, come la capacità delle élite di partito che erano al governo, perché erano élite di partito, di privatizzarsi quegli stati o di studiare loro la loro transizione. E le parabole incredibili di certe regioni dell'Asia centrale ce lo dimostrano, per cui siamo caduti anche nelle satrapie da un certo punto di vista, però quando uno va a vedere la genealogia, beh, erano i portatori di istanze autonomiste all'inizio. Quindi che cos'era l'URSS? Siamo sempre lì, era un impero de facto, o come diceva Strada, un'ideocrazia. E quando viene meno l'ideocrazia, non viene meno però la bilancia dei poteri asimmetrici che si erano creati nel tempo. E questo inficia anche proprio la fisionomia della nuova federazione russa, che nasce all'insegna di un compromesso che è sempre imperiale e più destinata a cercare la stabilità in modo autoritario.
E quindi quella debolezza dei democratici o dei liberali è la cartina al tornasole di questa componente imperiale che non si riesce ad ignorare. Permettetemi, visto che c'è, che ho alle spalle il manuale da Napoleone alla fine della prima guerra mondiale, mi viene anche in mente quanto fosse indebolita la causa controrivoluzionaria zarista dalla difesa accanita dell'indivisibilità che veniva portata avanti proprio dai liberali. Già allora è una e non divisibile, giusto? E in questo quadro, allora, pensando alla relazione di Simona Merlo sul ruolo della dirigenza di Kiev nel fallimento del progetto di riforma federale dell'URSS, io non credo che si potesse salvare l'Unione, e non tanto per l'Ucraina, per le incertezze della leadership ucraina, per il tornaconto della leadership ucraina, ma anche per il ruolo svolto dalla Russia e anche dalle repubbliche baltiche nel far fallire il progetto di un nuovo trattato dell'Unione ben prima del fatidico agosto, perché la disunione sovietica veniva ritenuta una prospettiva possibile, e lo dimostrano anche proprio quelle scissioni all'interno del campo teoricamente dell'opposizione, dove abbiamo democratici da un lato, nazionalisti dall'altro ed elite di partito che volevano autocandidarsi a gestire il dopo URSS e avevano buon gioco. E secondo me si dimentica molto spesso i problemi che la Federazione Russa ha ereditato dalla mancata soluzione delle asimmetrie e gerarchie del sistema federale nel suo complesso. Se si parla di scioglimento pacifico dell'Unione, sì, ma non possiamo poi dimenticare il bagno di sangue in Cecenia, e se si parla della fine dell'impero non si può dimenticare la tensione costante che si è creata fra la Russia e l'Ucraina e il conflitto in atto oggi, perché sono sempre fenomeni dalle radici profonde. E notavo nella relazione di Simona Merlo come i dati del referendum di marzo, con cui gli ucraini dovevano esprimersi sulla partecipazione dell'Ucraina alla Unione degli Stati Sovietici sovrani, riflettano le discrepanze fra le regioni nella stessa logica di tutte le elezioni future e secondo le linee di faglia ancora oggi esistenti e rese incandescenti dal conflitto in corso con le autoproclamatesi repubbliche secessioniste. E vorrei qui dire in conclusione che non si esce gratis da una storia imperiale. Non era in due anni che si poteva ribaltare una prospettiva di lungo periodo, complicata dal cambio di natura che l'impianto statale già zarista aveva subito ad opera del partito nelle sue varie fasi di sviluppo, dei suoi divide timpera, della sua ingegneria etnica e sociale. Vado troppo veloce? No, no, anzi stiamo concludendo così possiamo avere E poi vorrei arrivare a una riflessione sulla relazione presentata da Simone Bellezza. Ecco, scusate il pessimismo, io non vedo un punto solo di non ritorno, come suggerisce Bellezza, perché penso alla fine dell'Austro-Ungheria, nonostante la mole di pensieri, visioni, programmi di riforma statale in senso federale, confederale o quant'altro che sono andati accumulandosi fra il 1848 e il 1916. E mi viene in mente la grande azione patriottica dell'uomo senza qualità di Musil, che prende il via nel 1913, ma presto non ci sarà più nulla su cui agire. Eppure non possiamo ironizzare sull'acutezza dei progetti di Bauer, Renner, non so, Popovic. E quindi, tornando a Bellezza, il fattore Chernobyl, come diciamo oggi, è stato senz'altro essenziale nel delegittimare il potere. E mi piace molto l'analisi sull'apertura dei canali politici transnazionali che hanno accelerato processi di democratizzazione e aggregazione secondo linee non partitiche, permettendo di recuperare anche tradizioni autoctone di un ecologismo ante litteram. E anche qui c'è da apprezzare la puntualità con cui il KGB registra umori,
attitudini e movimenti in atto nella popolazione, e mi ricorda lo sconcerto che provavo nel leggere ancora al GARF, nel fondo del Dipartimento di Polizia Zarista, il 101 se non sbaglio, i rapporti di osservatori, spesso anche di infiltrati, delatori, spie, che erano acuti, pertinenti, eppure inutili, nel momento in cui non si poteva intervenire a livello politico per mutare gli assetti esistenti. Ed era per coincidenza il 1913 che esaminavo, al solito, l'anno dell'uomo senza qualità. E poi mi ha colpito in Simone l'uso reiterato della parola nemici, forze ostili, cavalli di Troia, e mi chiedo se è l'influenza dei documenti del KGB che lo porta ad usare questi termini, che sono veri, però è anche chiaro che l'aiuto, la consulenza in caso di catastrofi apre le maglie della rete, indipendentemente dalle intenzioni ostili, che pure ci sono in tutti i casi di guerre fredde o meno. È quando ciò che viene dall'esterno coincide con ciò che matura all'interno che il cavallo di Troia fa il suo mestiere. E lo sapeva bene Lenin quando si affrettò a chiudere la linea di aiuti nel caso della carestia del 1921-23, ricordo, reprimendo gli attivisti che l'avevano promossa con il beneplacito del governo, del partito, cioè, perché non si desse mai il caso che si formasse una società civile alternativa. E da qui tutto, non dico tutto il resto, ma un germe dei problemi di cui abbiamo discusso oggi. Ecco, io mi fermo e spero di lasciare spazio al dibattito. Grazie mille. Allora, prima di rispondere noi appunto ai commenti, volevo prima chiedere se appunto se ci fossero domande o interventi dei partecipanti nel pubblico. Noi abbiamo ancora qualche minuto che ci è stato concesso, ancora 5 minuti li possiamo utilizzare. Prego, professor Guida. Sì, in teoria l'audio è attivo adesso, quindi dovrebbe poter parlare. Però non la sentiamo e non la vediamo. Eventualmente, se non riesce ad attivare audio e video, può scrivere in chat. Così evitiamo anche di seguire il problema tecnico. Provi a scrivere in chat. Chiediamo piuttosto se ci sono altri che vogliono intervenire a voce nel mentre, perché magari scrivere ci vuole un po' di tempo, altrimenti. Nel frattempo, chi vuole iniziare appunto a rispondere ai commenti? Io ho parlato tanto, ma avrei ancora tante cose che mi piacerebbe integrare, ma appunto vorrei piuttosto dare la parola a quelli che hanno parlato meno di me. Allora io sono squalificato, dobbiamo chiedere a Carolina o ad Andrea se vogliono parlare loro e aggiungere qualcosa. Perché è squalificato? Perché anch'io ho un po' sforato, quindi... Non lo so, per riempire questo momento morto io posso dire due cose, però velocissime, cioè tanto la professoressa insomma ha ripreso molte cose che io avevo scritto, quindi diciamo ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda. Sull'abolizione del monopolio del Partito Comunista, quindi diciamo dell'articolo della Costituzione, è giusto, nel senso che poi questo tutti i protagonisti del tempo ricordano il ruolo delle pressioni che ricevettero poi dalle organizzazioni più radicali, democratiche, in quel senso, no? Quindi anche Iacov nelle sue memorie lo dice, no? Che Gorbaciov fu spinto anche dal basso. A mio avviso lì il ruolo principale ce l'hanno la fine dei regimi comunisti dell'Europa centro-orientale, quindi diciamo quell'effetto spillover per cui diciamo all'inizio del 90 è cambiato completamente lo scenario, per cui la difesa
del monopolio del Partito Comunista in Unione Sovietica è ormai una questione quasi astorica nel contesto europeo in cui Gorbaciov si trova ad agire, dove lui a un certo punto no, appare come l'ultimo leader comunista dell'ultimo paese comunista dell'Europa, no? Mentre sei mesi prima era l'uomo delle riforme, della perestroica, tutti questi temi qua. Però sicuramente anche gli stessi protagonisti hanno sottolineato, quindi sono d'accordo, anche se non l'ho detto, che il ruolo delle forze, diciamo, dal basso, tra virgolette, radicali, è stato comunque importante per quella scelta. Grazie Andrea. Vedevo il professor Masuero che ha alzato la mano, se voleva intervenire. Grazie. Sì, la sentiamo. Sì. No, grazie, molto interessanti e stimolanti. Aggiungo solo uno stimolo, se poi nelle risposte volete dire qualcosa, rispondere. Come vedete nelle diverse prospettive delle vostre ricerche il ruolo della formazione culturale di una classe dirigente tardo-sovietica? Ah, bravo, sì. Sì. Intendo per ruolo qualità trasversalmente rispetto alle posizioni politiche, progressisti, conservatori, più illuminati, dissidenti, eccetera, ma come preparazione di una classe dirigente a gestire il dopo. E aggiungo solo che tendo ad essere d'accordo con Simone, cioè al momento di Novogariovo è già finita. Anche come persona che per puro caso nell'agosto del 91 era a Mosca. Ma questa è all'altra. Grazie. Se posso aggiungere una cosa velocissima su questa delle classi dirigenti che non l'ho potuto dire, mi ha colpito vedere come per l'appunto la diaspora ucraina in Canada e negli Stati Uniti alla fine degli anni Ottanta inizia già a pensare, no? Loro sono convinti che l'Unione Sovietica cadrà e allora fanno già delle iniziative per educare la classe dirigente che viene dopo e si dicono questi sono tutti letterati, non ci sono economisti, c'è bisogno di economisti, organizziamo tutti gli economisti ucraini, cioè ucraini della diaspora e mandiamoli in Ucraina a insegnargli come si gestisce un paese. Poi non ci sono tanto riusciti, però colpisce vedere che quel ragionamento c'era già negli anni Ottanta, per questo che dico che sono nemici, perché questi non solo pensavano che l'Unione Sovietica, cioè lavoravano attivamente al crollo dell'Unione Sovietica. Ok, mi fermo, non so se altri vogliono. Io leggo la domanda del professor Guida che chiedeva, adesso e poi chiudiamo, chiedeva se dietro l'idea di Solženicyn dell'Unione a tre c'era qualche consistenza di sostegno politico. Sì, in realtà diversi gruppi nei primi anni 90 avrebbero parlato poi appunto del problema di riunificare i diversi territori russi e anche un problema del che fare con i russi che rimanevano al di fuori della federazione e nelle altre repubbliche. Ci sarebbero stati diversi tipi di progetti su questo tipo, però appunto qua si rientra nel mondo del nazionalismo russo che devo assolutamente approfondire di più, ma che rientra per molti versi anche questo tema appunto delle diverse opposizioni democratiche. Io credo che se non ci sono altri... Io volevo prendere solo un minuto esatto per... E non purtroppo dobbiamo chiudere. Ah, ok. Volevo replicare al professor Masuero, allora gli scriverò in separata... Va bene. Ok. Va bene. Vi ringrazio tutti per essere stati con noi in questa discussione e ai prossimi cantieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie molte, buon lavoro. Buon lavoro. Arrivederci a tutti. Arrivederci.